Ciao a tutti! Allora, questo è un video tutorial, un video collaborazione con il canale di Elfetta Instabile Channel, Rosa, che saluto. Ciao Rosa! È una ragazza semplice e simpaticissima da quello che vedo dai suoi video e quindi mi fa immenso piacere fare un video con lei. E come avete potuto leggere dal titolo, è una collaborazione basata sul potere del colore. E lei in pratica ha degli occhioni verdissimi, un verde splendido acceso, e io ho gli occhi castani, come potete vedere. Quindi abbiamo deciso, perché non facciamo un video in cui facciamo vedere che colori utilizziamo per valorizzare i nostri occhi. L'ho scelto di fare sui toni del verde e di un colore meraviglioso che è di Neve Cosmetics, è un ombretto color ruggine con dei riflessi verde metallizzato, bellissimo, davvero davvero, e penso che sia il verde che color ruggine sono dei colori che abbinati insieme veramente per gli occhi castani sono una cosa eccezionale, secondo me li fanno brillare di luce propria. Quindi niente, sono curiosissima di vedere cosa ha combinato Rosa. Diciamo che ho una vaga idea, perché mi ha accennato su che colorazione si andava ad orientare, però in realtà non abbiamo visto nessuna nostra foto, ecco. Quindi sono curiosissima e vi lascio nell'info box il link del suo canale e vi lascio anche il link ai nostri rispettivi canali Instagram, perché anche lì andremo a postare le foto del trucco. Quindi se vi va venite anche di là a dare un'occhiata e se vi può piacere iscrivetevi, ecco. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Ed eccoci qua, pronti per cominciare. Non prendete paura per questa faccia struccatissima e malaticcia, perché appunto ho il raffreddore. E quindi per cominciare questo trucco, che metterà in risalto gli occhi castani, vado a fare la base, vado ad utilizzare questo fondotinta, che è il fondotinta di Max Factor, lo Smooth Effect Foundation, e nella colorazione Golden numero 75. E in realtà questo fondotinta non mi piace molto, si lucida subito, e per il resto però fa quello che dice, qui dice che si stende facilmente per un finish uniforme e satinato, adatto a pelli sensibili, non occlude i pori e senza oli. Senza oli però, che vi devo dire, a me si lucida un sacco, quindi per me pollice in giù. Allora, andiamo a mettere questo e uso questa spugnettina di Kiko. Ok, è tipo la Beauty Blender. Mi piace di più quella rosa di Kiko, quella con l'angoletto tagliato, trasversale. Però anche questa fa il suo lavoro. Ok, passo al correttore. Io uso, allora, in questo caso faccio un mix. Uso questo qui di Essence, che è un nuovo correttore in stick uscito da poco, se non sbaglio. E il mio nella colorazione 01 Matte Sand. Io lo vado a mettere un po' qui sotto e lo utilizzo proprio per mixarlo a quest'altro di Kiko, che è un po' più aranciato. Questo è nella colorazione 02 Peach. Scusate, è il Dark Circle con Clear ed è fatto così, con questo beccuccio. Vado sempre a tamponarlo con la stessa spugnetta da entrambe le parti. Quindi facciamo questo mix che dovrebbe illuminare e coprire. Ok, beh dai. Mixati insieme mi piacciono. Ok. Quindi poi vado a mettere un po' di cipria, la solita di Catrice, che dovrà finire prima o poi. Ok, quindi passiamo al trucco occhi.
Allora, i colori scelti per valorizzare gli occhi castani sono, come avete visto dall'intro, un bellissimo verde di Sephora. Eccolo qui. Mi piace tantissimo questo verde, luminosissimo, però il problema è che non scrive, non dico niente, però bisogna passare, ripassare, ripassare il pennello insistentemente. Boh. Allora, l'altro ombretto che andrò a utilizzare è di... ci vedete ancora attaccata l'etichetta trucco minerale, perché questo ombretto ha mille, mille anni, ormai è diventata Neve Cosmetics, però ce l'ho da tempo. Io non sono una fan di questi pigmenti. Mi piace tantissimo i colori che hanno, soprattutto anche questo. La tonalità è camaleonte, è un bellissimo color ruggine con riflessi verdi, per quello lo vado ad abbinare con questo verde di Sephora, però come dicevo non sono amante, in quanto non sopporto le polveri libere. Non mi piace, vanno dappertutto, ho un casino ogni volta che devo aprirla questa confezione, sarò impedita io però. Ok, bando alle ciance e adesso iniziamo. Tutto il fondotinta è partito. Vabbè, è andato via tutto il fondotinta, ritocchiamolo un po'. Per fortuna che sto usando la famosa crema alla calendula che vi ho fatto vedere nel mio precedente video. Adesso magari vi posto il link diretto qui o qui da qualche parte, così davvero potete vedere che quella cosa lì è una mano santa. Che bellissima voce da uomo che ho. Allora, per aiutarmi a non fare pasticci con l'ombretto, perché ogni volta che lo apro è un casino, appunto polvere libera dappertutto, e allora mi sono messa un po' di Scottex qui sulla base. La situazione è questa, vedete il colore? Tutto sui bordi. Bene, mi sono insozzata. Allora, vado a prendere questo pennellino, un pennellino piatto, in questo caso è quello della Essence, e lo vado a bagnare un pochino con dell'acqua, semplice acqua. Ok, vado a prendere un po' di colore e lo vado a tamponare, bagnato. Perché bagnato rende di più, vedete? Bello. Io devo smetterla di dire sempre diciamo. Me l'ha fatto notare il mio ragazzo. In effetti, riguardandomi nei video, dico sempre diciamo, diciamo, diciamo. Scusate, ma che ci volete fare? Anche un po' il fatto di essere alle prime armi, di essere un po' impacciata, potrebbe dar fastidio, anzi dà fastidio a me in realtà risentendomi. Vado a prendere il verde un po' alla volta, vedete che stratificando si vede, però veramente fa venire il nervoso questo ombretto. Così va benissimo, molto molto bello. Ok, poi per smorzare un po' questo effetto, che sennò verrebbe troppo una pagliacciata, diciamo, vado a prendere sempre della Neve Cosmetics l'ombretto vanillina, che è questo ombrettino qui, ed è un bel color nude matte, tendente al giallino, che va a dare un colore naturale ma luminoso sotto l'arcata sopraccigliare. Però, come dicevo, smorza un po' l'effetto satinato.
lo stesso vado a mettere qui nell'angolo interno. Per la rima inferiore metto questa bellissima matita di Kiko. La matita si chiama Crystal Eyeliner ed è questo bellissimo verde qui, ed è una di quelle matite waterproof con la punta estraibile e retraibile, e la vado a mettere qui giù. Questa è luminosissima, dà una luminosità veramente veramente eccezionale. E arrivo fino all'angolo interno. Vedete che luminosità dà lo sguardo? E anche qui vado a smorzarla un po' con questa matitina di Sephora, bellissima, sempre color ruggine. La Flashy Liner Waterproof nella colorazione 06 Flashy Brown, che vado a mettere qui e allungo un pochino in su. Adesso vado a prendere il mio mascara preferito. Ecco, qua ne vado a mettere un bel po'. Poi vado a mettere un blush che è molto tenue, perché con questi occhi qui sinceramente non mi sento di abbondare altrove come colore. Quindi prendo questo, che è di Essence, il Silky Touch Blush. Anche questo ce l'ho da tanto tempo, è nella colorazione 30 Secret It Girl e non so se c'è ancora, quindi provate a darci un'occhiata. Ed è un color pesca, ma è molto molto leggero. Vado anche a sfumarlo verso l'alto. E direi che ci siamo. Per le labbra vado ad utilizzare invece un semplice gloss. E come gloss, vediamo un po'. Vado a prendere questo qui di Catrice. È un Made to Stay Smoothing Lip Polish. In realtà qui dice per labbra con triplice effetto, colora le tue labbra come un rossetto, dura lungo come una matita e ha un finish luminoso e brillante come un lucidalabbra. È un lucidalabbra, scordatevi tutto il resto. Ecco, forse non mi piace, sapete che potrei cambiare? Proviamo con un neutro. Provo a prendere questo qui di Kiko. Vedete questo effetto brillantinoso sulle labbra, molto carino questo. Un attimo che vado a toglierlo. Sì, direi che va molto meglio col tono neutro. Ragazze, il trucco è finito. Ecco qui, io direi che il risultato è molto molto bello e veramente mette in risalto gli occhi castani. E quindi ecco, niente, ditemi cosa ne pensate, andate a vedere allo stesso tempo il video collaborazione di Rosa e il Fetta Instabile Channel, vi lascio il link sotto come ho già detto nell'intro. Vi ricordo che troverete sia le foto del mio trucco che quello di El Fetta Instabile Channel sui nostri rispettivi canali Instagram. Il link del mio ve lo posto nell'info box e vi posto anche quello di El Fetta. E basta, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!